Buon pomeriggio a tutte e tutti. Io sono Francesco Tattoli, insegno matematica a Milano nell'Istituto Comprensivo Teodoro Ciresola e da 15 anni circa mi occupo anche, ho avviato uno studio mio personale in riferimento al linguaggio della matematica, a questa disciplina che molto spesso viene trattata come una disciplina differente da tutte le altre, e per trovare appunto un punto di unione, anche per approcciarsi a una didattica interdisciplinare, ho iniziato ad approcciarmi alla matematica come a un linguaggio, come a tutte le altre discipline. Oggi in particolar modo, vedremo, analizziamo la proposta Giunti del Super Sussi, vedendo un po', analizzando, mettendo a fuoco quali sono le potenzialità di questa proposta, o quantomeno quelle che io intravedo come forti potenzialità e caratteristiche del testo. Quindi la proposta si compone, noi in particolare andremo ad osservare la parte riguardante la matematica, ma è una proposta interdisciplinare, ovviamente, e che vedremo più avanti, completa anche come supporto nei diversi momenti della progettazione del percorso didattico. Già da subito si nota che la proposta è una proposta in linea con i tempi scolastici che oggi viviamo, quindi c'è una proposta di coding e quindi un avvio al pensiero computazionale, c'è una proposta didattica interdisciplinare orientata anche a sfruttare al meglio le nuove tecnologie, le scienze. La matematica per l'appunto, c'è sempre molto spesso un aggancio anche alla didattica integrale, integrata, è una parte molto interessante riferita alla valutazione in itinere. Quindi sintetizzando le macrofasi del progetto, del processo di apprendimento, noi sappiamo che all'inizio è fondamentale individuare un obiettivo di apprendimento. Poi, fissato l'obiettivo, c'è quella fase centrale in cui con diverse modalità avviamo una proposta didattica laboratoriale o con una semplice lezione frontale o con delle esercitazioni o lavori in gruppo o tanto altro, e in una fase poi finale dove si va a valutare quello che si è fatto. Ecco, io su questo concentrerei l'utilizzo di questo, nello specifico del testo proposto, cioè quello che cosa ci dà in supporto questo testo. Per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento, ci dà una mano, adesso vedremo, ad individuare molto facilmente gli obiettivi che andremo a, su cui andremo poi a costruire la progettazione didattica. Nella fase centrale ci dà sicuramente un valido supporto nelle esercitazioni pratiche, ma ci dà molto spesso anche dei suggerimenti, degli input per costruire delle proposte anche al di fuori del libro di testo. Nella fase finale ci dà anche un valido, ci suggerisce, ci dà degli strumenti specifici anche per avviare una valutazione, anche questa, che tiene conto delle ultime innovazioni, novità dal punto di vista anche normativo.
Il focus è quello che mi è piaciuto proporre, è sui quattro matematici che tengono strutturalmente in piedi l'intera proposta. I quattro personaggi sono per l'appunto Fibonacci, Talete, Ada Lovelace e Pandrosia. Questi quattro personaggi sono, come dicevo, opportunamente distribuiti nel testo e ognuno di loro ci introduce e ci dà delle indicazioni fondamentali, a degli ambiti di apprendimento specifici. Andiamo a vedere nello specifico, per l'appunto, un esempio, quello di Fibonacci. C'è una prima pagina di presentazione, una doppia pagina di presentazione dove per l'appunto si presenta un po' il personaggio e contemporaneamente però nella parte bassa che qui possiamo vedere zoomata, ci sono delle indicazioni che ci restituiscono, ci suggeriscono come poter costruire il nostro obiettivo di apprendimento. Quindi, mettendo insieme gli ambiti di apprendimento che il libro di testo e in particolare l'autore, il matematico, propone, si può costruire il nostro obiettivo, o quantomeno richiamarlo dalle indicazioni nazionali e poi di lì partire, collegarlo con l'obiettivo del nostro che abbiamo già declinato nei nostri istituti. Quindi in questo caso specifico il nostro sistema di numerazione, i grandi numeri, le operazioni, multipli e divisori, le frazioni e i numeri decimali. In questo caso l'obiettivo che andiamo a individuare nelle indicazioni nazionali è proprio approfondire la conoscenza del nostro sistema di numerazione con particolare riferimento all'ambito dei grandi numeri, dei numeri decimali e delle frazioni. Quindi, gli ambiti individuati in queste presentazioni dai matematici, hanno un gancio reale con gli obiettivi prefissati nelle indicazioni nazionali. Sempre restando soltanto in questa prima proposta iniziale, ci sono davvero delle proposte interessanti che possono scatenarsi, che vengono provocate da questi personaggi matematici. Per esempio, con Fibonacci c'è il concetto ovviamente che riguarda il matematico in particolare, che è l'introduzione del concetto dello zero. Quindi possiamo richiamarlo attraverso un'attività in classe, come dicevo, appunto prendendo, accettando la provocazione del libro e introducendo noi un'attività un po' più libera anche in classe, un semplice anche brainstorming per capire quello che i bambini portano già come concetto di zero, e poi si può continuare con le proposte presenti nel libro di testo, per esempio concentrarsi su alcuni aspetti un po' più specifici, tipo il valore posizionale dello zero, perché magari può emergere un aspetto, quello della cardinalità dello zero, attraverso un confronto tramite il brainstorming, ma poi attraverso lo strumento, attraverso l'abaco, possiamo concentrare l'attenzione invece sul valore posizionale dello zero. Per dare anche un contesto di significato un po' più pieno a questa proposta, si può introdurre anche un lavoro sulla scrittura e la lettura dei grandi numeri che sono presenti all'interno del libro di testo nelle pagine successive. Ma gli obiettivi di apprendimento non vengono suggeriti soltanto in quell'elenco che abbiamo visto degli ambiti di apprendimento. Ci sono anche altre provocazioni, come in questo caso,
dove viene affrontato il discorso della sequenza di Fibonacci e dell'intuizione che ha avuto il grande matematico e con particolare riferimento a quanto in natura possa essere notata questa sequenza di Fibonacci. E di qua, quindi, l'obiettivo potrebbe essere un altro obiettivo rispetto al precedente individuato, riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri e figure. In questo caso, appunto, l'obiettivo è pieno, perché ragioniamo sia sulla sequenza numerica e sia con magari una proposta anche un po' più laboratoriale, anche qui andando oltre il libro di testo, possiamo pensare di far realizzare in classe dei fiori, per esempio, che abbiano come numero di petali un numero contenuto nella sequenza di Fibonacci. Quindi, come nell'esempio, c'è la prima sezione circolare che ha 5 petali, nella seconda, quella che è nella parte esterna, il bambino dovrà ritagliarne e colorarle 8 invece. Per rispettare appunto la sequenza che ha già individuato. Altre provocazioni, sempre riguardanti il numero, sono continue, quindi in questo caso c'è molto spesso l'angolo del singolo matematico, in cui per esempio in questo caso viene trattato sempre il numero, il grande numero, in ambienti differenti. In questo caso, nel primo caso la logica, nel secondo si ragiona in termini di operatività e facciamo riferimento sempre al primo obiettivo che avevamo individuato, ma suggerendo una didattica, un apprendimento per errore. Quindi viene suggerito appositamente, viene proposto un errore, un'operazione con un errore, e, come occasione di partenza per l'apprendimento di questa operazione. Con una modalità molto simile, almeno dal punto di vista strutturale, c'è la seconda sezione, quella dedicata alla matematica, Lovelace, che introduce in questa doppia sempre gli ambiti di apprendimento in basso, che noi poi possiamo, partendo da quelli, possiamo andare a individuare, a trovare all'interno delle indicazioni, poi nel nostro curriculum d'istituto, l'obiettivo di riferimento. In questo caso particolare, accennavamo all'inizio anche delle proposte interdisciplinari, e qui c'è una parte biografica della matematica che lei stessa racconta, che suggerisce anche un'attività, per esempio, nell'ambito dell'educazione civica. Quindi, condividendo la storia raccontata dalla matematica, possiamo avviare una discussione con la classe, lasciandoci anche aiutare dalle stesse domande che sono presenti nel libro di testo, soprattutto in riferimento alla questione di genere, che, come dicevamo all'inizio, non sempre l'ambito scientifico è appannaggio del genere femminile. In questo caso, intanto il libro spinge per una parità, giustamente, della proposta di genere, ma possiamo anche noi in classe caldeggiare questa posizione anche costruendo un percorso riferito proprio all'affrancamento del genere rispetto alla propensione
all'area scientifica della didattica. Per esempio, così come suggerito dal testo, si potrebbe istituire una ritualità in cui una volta al mese ci inventiamo la giornata dedicata a questa matematica in cui attraverso anche questo rito le bambine e i bambini vengono introdotti anche al gioco con le nuove tecnologie, con il coding e tutto ciò che è innovativo. Il libro, intanto, anche rispetto a questo, ci dà delle proposte di significato, ma poi, come detto ormai più volte, noi stessi possiamo andare oltre proponendo anche altro. In questo caso, avevo evidenziato delle proposte riferite alla programmazione a blocchi del coding, che vengono ben distinte nelle varie aree di lavoro, che sono appunto le situazioni di gestione di una programmazione, il controllo, quando si stabilisce insomma come un'azione deve svolgersi e poi un'azione vera e propria, cioè l'azione che viene progettata nella programmazione. In questo caso, appunto, tornando all'esempio fatto in precedenza, partendo dagli ambiti di apprendimento, le indagini statistiche, le relazioni, gli enunciati connettivi logici, le classificazioni e la probabilità, sono già due gli obiettivi, che possiamo individuare all'interno delle indicazioni nazionali. Quindi rappresentare relazioni e dati in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. E questo è il primo. L'altro, riferito alle probabilità, intuire la probabilità di successo di un evento e cominciare ad argomentare a riguardo partendo da una situazione concreta. Vediamo anche in questo caso alcuni esempi molto velocemente sul libro di testo. Proprio rispetto alla probabilità c'è una prima proposta proprio nella doppia in cui si presenta la nostra matematica in cui si racconta del suo gatto con un aneddoto e delle sue abitudini alimentari. E si tratta di completare, insomma, queste vignette si chiede ai bambini di completare con la definizione giusta. Ma poi, andando più avanti, sempre ragionando in termini di probabilità, ci sono diverse proposte in cui viene trattato sia il concetto di analisi della probabilità con cui si verifichi un dato evento, o ancora quando è possibile, quando, ecco, scusate il gioco di parole, quando è fattibile una definizione di certo, possibile e impossibile nell'analisi di un determinato evento. E poi, a seguito con un'analisi dei casi favorevoli sui casi possibili. Anche qui la proposta del sussidiario è quella di introdurre diversi strumenti, sia pure semplici, di tabelle a doppia entrata o comunque di tabelle da completare o schemi da completare, che ci aiutano soprattutto i nostri alunni a ragionare sulla quantità dei casi favorevoli rapportata proprio a quelli invece possibili, con un supporto grafico sempre significativo. Supporto grafico che poi ritroviamo anche nelle indagini in cui vengono rappresentate determinate situazioni con diversi grafici, con diversi
strumenti di rappresentazione grafica, e viene chiesto ai bambini di intanto completare e rappresentare queste situazioni attraverso l'ausilio appunto di questi strumenti e anche di interpretarli. E anche qui, partendo dalle proposte, dalle provocazioni del libro di testo, poi possiamo continuare ad utilizzare questi strumenti anche per delle attività di indagine nostra interna alla classe, al gruppo classe. E quindi in questo caso, per esempio, la preferenza sul cibo dei nostri stessi alunni per avviare appunto consolidare quella che è stata fino a quest'epoca la rappresentazione delle situazioni attraverso questi strumenti e avviare anche a un'argomentazione, a una interpretazione di questi dati. Stesso discorso per l'ambito della logica. In questo caso viene focalizzata l'attenzione sulla individuazione sul concetto di enunciato, che cos'è giusto definire enunciato, e quindi attraverso anche degli altri strumenti, delle tabelle, delle proposte, si vanno a riconoscere gli enunciati in una prima fase, quindi l'alunno viene messo davanti alla proposta, alla provocazione di riconoscere quello che si può definire come enunciato logico, o quello di verificarlo, cioè una volta che abbiamo riconosciuto l'enunciato, poi possiamo verificare se dice la verità o meno. Ora, all'inizio abbiamo visto che i matematici in tutto erano quattro, quindi io non mi attarderei ad entrare nello specifico, però soltanto a titolo esemplificativo. Vediamo come anche negli altri due casi, con Talete e Pandrosia, si può, partendo sempre dagli ambiti di apprendimento, in questo caso con Talete, le misure di lunghezza, la misura di capacità, le misure di massa, la misura di valore e il commercio. Quindi un obiettivo di riferimento potrebbe essere quello di utilizzare le principali unità di misura per calcolare, valutare e stimare delle grandezze specifiche. E quindi qua poi facciamo partire le nostre attività. Stessa per, sempre per, anche per Pandrosia. Gli ambiti di apprendimento sono le linee e gli angoli, le geometrie, i poligoni, il perimetro dei poligoni, l'area dei poligoni. Quindi l'obiettivo di riferimento potrebbe essere in questo caso descrivere, denominare, classificare figure geometriche, identificando gli elementi significativi delle stesse. Quindi la struttura, la macrostruttura viene mantenuta dall'inizio alla fine con una piena coerenza in questa proposta didattica. Nella fase finale, mi è piaciuto individuare gli obiettivi perché con l'ordinanza 172 è stato introdotto un cambio di rotta sia rispetto alla parte della valutazione finale in itinere, prediligendo appunto una valutazione formativa, un'osservazione formativa, ma dando anche molto peso all'individuazione degli obiettivi dai quali è fondamentale partire per costruire una proposta didattica significativa. Quindi, oltre a suggerire e a indicare la strada giusta nel percorso iniziale della progettazione didattica, c'è anche tutto l'aspetto della valutazione, dell'osservazione, della verifica, in cui il nostro libro di testo ci supporta, ci dà una mano, anche perché in questi due testi che vanno ad integrare la proposta del sussidiario, noi appunto troviamo ben declinate per ogni obiettivo su cui andiamo a lavorare, innanzitutto la possibilità di
scrivere di completare l'obiettivo, quello delle indicazioni nazionali, con l'obiettivo che ognuno di noi ha all'interno della propria scuola di riferimento, di lavoro. Ma sono già anche proposte, le dimensioni, che sono poi quelle, indicate nella normativa, insomma, nelle linee guida di riferimento per la valutazione, e poi in basso troviamo anche i livelli con la possibilità di individuare il livello appunto di apprendimento del singolo obiettivo per ogni singolo alunno. Ovviamente questo lo troviamo anche riferito a tutti i matematici, qui ne ho preso ad esempio due, che sono proprio speculari e coerenti rispetto alla fase progettuale che abbiamo visto all'inizio. Quindi, per concludere, mi sento di dire che è una proposta oltre che coerente dal punto di vista strutturale, c'è il supporto di questi quattro matematici che accompagna l'intera proposta dall'inizio alla fine, è uno strumento in linea con i tempi perché considera tutte le innovazioni che ci sono state, che sono intervenute in quest'ultima epoca nel mondo scolastico. Ed è molto flessibile perché, come abbiamo visto, ci consente di andare molto spesso oltre il libro stesso. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.